Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sulla geometria dello spazio oggi andremo a vedere la misura delle capacità. Nella video precedente abbiamo visto l'unità di misura del volume, i suoi multipli, i suoi sottomultipli e come convertire. Oggi andiamo a vedere un caso particolare di volume, ovvero la capacità. Quindi andremo, come l'altra volta, a definire qual è l'unità di misura principale nel sistema internazionale della capacità. Definire alcune unità di misura secondarie, quindi multiple e sottomultipli principali dell'unità di misura di base, e infine, e chiaramente di nuovo questa è la parte più difficile, vedremo come trasformare, ovvero come convertire l'unità di misura principale nei suoi sottomultipli o multipli e l'operazione inversa. Ma intanto è importante definire che cos'è che intendiamo con il termine capacità. Ecco, la capacità è un tipo particolare di volume. La capacità indica il volume interno di un contenitore e quindi il volume del liquido che può essere, che esso può contenere. Infatti, vi ricordo che un liquido è una sostanza che ha un volume proprio, ma non ha una forma propria. Prende la forma del contenitore. Noi non potremo definire la capacità di un contenitore di gas perché i gas, come sapete, non hanno un volume ben definito, ma si adatta il volume al contenitore in cui essi si trovano. In realtà, unità di misura e capacità noi le troviamo nella vita di tutti i giorni. Per esempio, se noi andiamo a considerare alcuni oggetti di uso comune in casa, di cui andare a vedere il volume, che so, della farina, dello zucchero oppure di vari liquidi che noi utilizzeremo per cucinare. Allo stessa maniera, la quantità di vino o di altri alcolici che può stare all'interno di un calice è misurata come la propria capacità. Se noi andiamo a vedere di nuovo una ricetta, molto spesso certe dosi, così come anche certe dosi medicinali, verranno dati in cucchiai o in cucchiaini, in inglese tablespoon or teaspoon. Infine, anche in una siringa è presente una scala che sta a rappresentare la capacità del liquido, che può stare all'interno di questa siringa. In laboratorio poi incontreremo spesso e volentieri, anzi abbiamo già incontrato varie volte, dei recipienti graduati, cioè dei recipienti in cui è presente una scala che ne misura la capacità. E qui ce ne sono alcuni esempi. La Beuta, il conical flask, così chiamato proprio per la sua forma tronco-conica, ed è usato spessissimo negli esperimenti di chimica. Il Becker, che non è altro che una versione appunto per i laboratori del misurino da cucina, anch'esso spesso in vetro Pyrex o in plastica, anch'esso misurerà la capacità di qualche liquido al suo interno. E infine il cilindro graduato, che è dei tre oggetti sicuramente quello che noi abbiamo e che useremo più spesso perché è quello che ha una precisione maggiore, che esiste in vari formati, che utilizziamo appunto per misurare con accuratezza, con precisione, i liquidi da utilizzare in un esperimento. Come facilmente intuibile, l'unità di misura principale, l'unità di misura base nel sistema internazionale, ovvero il sistema metrico decimale, per la capacità è il litro e il simbolo è L. E come tutte le unità di misura che abbiamo incontrato in questa unità, anche per il litro noi possiamo identificare dei multipli e dei sottomultipli utilizzando i soliti prefissi, ovvero i prefissi milli, centi e deci per i sottomultipli e i prefissi deca, etto e chilo per i multipli. E chiaramente, come prima, per vedere come possiamo convertire, come fare le equivalenze tra unità di misura e l'altra, tra un multiplo e un sottomultiplo del litro, andiamo a elencare i multipli e sottomultipli principali, unità di misura base qui in orizzontale, e se si parte da unità di misura grande e si va a una piccola si moltiplica, e se si va da unità di misura piccola a una grande si divide. E per fortuna, e qui sta il grande vantaggio nell'utilizzo dei litri,
A ogni passaggio si va di nuovo a moltiplicare o dividere per 10, come si faceva per l'unità di misura di lunghezza. Quindi per andare da chilolitri, che frate cose non si usano mai, a ettolitri, si moltiplica per 10, si moltiplica per 10 per andare da ettolitri a decalitri e così via. Così come si divide per 10 se si va da centilitri a decilitri, si divide per 10 se si va da decilitri a litri e così via. Ecco, ora andiamo a fare un esempio di conversione, di equivalenza tra unità di misura e capacità e vedremo come nel caso della lunghezza queste siano operazioni molto semplici. Un esempio di equivalenza tra unità di misura piccola e una grande. Abbiamo appunto di avere una capacità di 300 millilitri e di domandarci a quante esse equivalgono in decalitri. Quindi si parte dai nostri millilitri, si contano i passi, 1, 2, 3 e 4 necessari per arrivare ai decalitri. A ogni passaggio si deve dividere per 10, ma dividere per 10 una, due, tre, quattro volte equivale a dividere per 10.000, quindi noi dobbiamo prendere il nostro 300 e dividere per 10.000, per cui viene fuori che 300 millilitri è equivalente a una capacità di 0,03 decalitri. Supponiamo invece di avere una capacità di 15 ettolitri e di domandarci a quanto essa equivalga in decilitri. Si parte da ettolitri, si contano i passaggi, 1, 2, 3, a ogni passaggio si moltiplica per 10, ma moltiplicare per 10 tre volte significa moltiplicare per 1000. Quindi 15 per 1000, 15.000 decilitri è la capacità equivalente a 15 ettolitri. È utile tuttavia anche stabilire che corrispondenza c'è tra l'unità di misura della capacità e l'unità di misura del volume. Il nostro punto di partenza è questa formula qui, ovvero il fatto che un decimetro cubico di volume equivale a una capacità di un litro. Questo non è un'equivalenza a caso, ma delle motivazioni storiche legate proprio alla definizione del litro e del chilogrammo. Infatti, quando fu stabilita per la prima volta l'unità di misura del metro, si decise di stabilire l'unità di misura della massa, ovvero il chilogrammo, a partire dalla massa di un decimetro cubico, ovvero di un litro di acqua distillata a 4 gradi centigradi. Successivamente poi questa definizione è stata affinata, però storicamente un litro di acqua distillata, quindi semplice H2O senza minerali disciolti, a 4 gradi centigradi equivale a un chilogrammo di massa. Ricordandoci quanto abbiamo visto riguardo le conversioni tra unità di misura del volume, ricordiamoci quindi che se noi andiamo da decimetri cubici a centimetri cubici, noi dobbiamo andare a dividere per 1000. E quindi se io divido per 1 litro, ottengo 1 millilitro. Ecco, questi sono i due punti fermi che dobbiamo ricordarci quando andiamo da litri a unità di misura del volume e viceversa. Perché in realtà c'è una difficoltà intrinseca, perché per andare dal litro ai suoi multipli e sottomultipli si divide e moltiplica per 10. Per andare dai multipli e sottomultipli dell'unità di volume invece si va di 1000 e 1000, che può causare confusione. Quindi è bene ricordarsi questi due fatti importanti. Un litro è un decimetro cubico e un millilitro, che è tra le cose l'unità di misura che incontreremo più spesso nella strumentazione di laboratorio, come appunto i cilindri graduati, equivale a un centimetro cubico. E mettiamo subito in pratica queste conoscenze. Ecco, supponiamo di avere una capacità di 40 litri. Intanto sappiamo che litri equivalgono a decimetri cubici, quindi posso già scrivere 40 litri uguale a 40 decimetri cubici. Supponiamo di voler sapere, ok, a quanti centimetri cubici corrisponde. Per esempio, posso andare da decimetri cubici a centimetri cubici. So che per fare questo passaggio devo moltiplicare per 1000, no? Vado da un'unità di misura più grande a una più piccola, quindi faccio 40
1000, ovvero 40.000 centimetri cubici. Potevo fare anche il passaggio per cui da litri vado a millilitri e 40 litri sono 40.000 millilitri, i millilitri equivalgono a centimetri cubici. Oppure posso domandarmi a quanti metri cubi corrispondono. Per andare da decimetri cubici a metri cubici, quindi vado da unità di misura più grande a una più piccola, faccio un passaggio solo, divido per 1000, quindi devo prendere 40 dividere per 1000, 40 diviso 1000 viene 0,04 metri cubici. E di nuovo in classe faremo altri esercizi sulla conversione tra unità di misura di capacità e unità di misura del volume, ma per oggi è tutto. Arrivederci da Mr. Boscherini.